Esatto, per domenica. Femminicidio questa mattina a Sant'Antimo, comune, alle porte di Napoli. Al culmine di un litigio, un uomo di 33 anni, Carmine da Ponte, già noto alle forze dell'ordine, ha ucciso la moglie Stefania Formicola, di 28 anni, a colpi di pistola nella sua auto. È accaduto intorno alle 6.30. Da Ponte, che è stato arrestato dai carabinieri, ha colpito la donna mortalmente all'addome. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, dopo aver sparato alla moglie, ha avvertito il 118. I medici dell'ambulanza sono giunti subito sul posto, ma hanno trovato la donna già senza vita. Sul luogo del delitto si sono recati i carabinieri della compagnia di Giugliano e i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Maltrattavano anziani e minorati psichici in una casa di cura nel Salernitano. Ad essere coinvolti il direttore della struttura, una comunità per persone non autosufficienti, e gli operatori, in tutto 18 persone, nei confronti dei quali i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza interdittiva. La misura prevede il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale di gestore di comunità tutelare per persone non autosufficienti e la professione di operatore sociosanitario per la durata di 12 mesi. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Salerno. Un giovane extracomunitario di 21 anni, originario del Gambia, ospite di una struttura di accoglienza di Centola in provincia di Salerno, è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona e danneggiamento per aver rinchiuso in un ufficio alcuni operatori della Caritas, minacciandoli ed impedendogli di uscire. L'episodio è accaduto nel centro di accoglienza Oasi di Paliludo. Il giovane, che pretendeva di ricevere ulteriori benefici del programma di accoglienza a cui usufruisce, ha dapprima minacciato e successivamente rinchiuso in una stanza due operatori della Caritas presenti nel centro di accoglienza. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri, che hanno liberato i due operatori ed arrestato l'extracomunitario. Tre aree utilizzate per la gestione abusiva di rifiuti speciali sono state sequestrate dal reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli a Sant'Antonio Abate, dove sono state anche denunciate 4 persone per illeciti ambientali. Le aree sono state individuate durante una ricognizione aerea effettuata da un velivolo, anche grazie a dei rilievi aerofotografici. Complessivamente sono stati messi i sigilli a 13 mezzi e a circa 13.000 metri cubi di rifiuti speciali provenienti dall'attività di costruzione e demolizione edile. Scoperta anche la presenza di fanghi industriali prodotti dalle aziende agroalimentari specializzate della lavorazione dei pomodori. Finì agli arresti domiciliari anche perché affetto da problemi di salute per aver tentato nell'aprile del 2010 di soffocare la cognata nella sua abitazione di Pagoveiano in provincia di Benevento. Oggi un pensionato di 64 anni accusato di tentativo di omicidio è stato prelevato dalla sua abitazione e portato in carcere, dove deve scontare un residuo di pena di 3 anni. Per tentare di uccidere la donna per motivi di gelosia, l'uomo usò un tubo di gomma. La vittima riuscì a scampare alla morte liberandosi dal tubo che l'uomo le stringeva intorno alla gola. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. A Verde Valentina, il suo compleanno.